Nando Moscariello, buongiorno. Innanzitutto Action Academy inizia oggi, diciamo, con le selezioni. Sì, inizia oggi, dopo tanta fatica siamo arrivati a questo giorno importante, una grande emozione. Come è nata la voglia di creare Action Academy? È nata dal fatto che praticamente io, venendo da un paese alle falde del Vesuvio, quando ho iniziato non sapevo proprio dove mi potevo rivolgere, a chi mi potevo rivolgere. E ho seguito tutto un percorso da solo, arrivando a Roma, e ho sempre avuto questo desiderio di creare qualcosa per i ragazzi, per guidarli, per fargli conoscere il vero mondo dello spettacolo, perché come si sa il mondo dello spettacolo è fatto di tanta gente, purtroppo, che gira intorno e che rovinano lo spettacolo. E quindi è fondamentale far conoscere ai ragazzi che uno ce la può fare, che bisogna studiare. E quindi Action Academy nasce proprio per questo. Poi l'incontro con Maria Grazia Cucinotta, che quando gli ho presentato il progetto, essendo entrambi terroni, dico sempre, no? E avendo avuto in linea di massima un po' gli stessi percorsi, e lei ha sposato subito il progetto, e quindi abbiamo deciso di fondare Action Academy. Ci sono tanti personaggi conosciuti, attori, produttori, scrittori che fanno parte di questa fantastica avventura. Prima in conferenza Rita Dalla Chiesa, insomma, ricordava la vostra esperienza a Forum e la tua importanza nella scelta del pubblico, che poi era il vero cuore forse della trasmissione. Sì, con Rita, ecco, un grande legame, perché io ricordo quando sono stato chiamato per fare Forum, che c'erano stati una serie di cambiamenti, iniziando proprio da quelli che erano i contendenti. Ho detto da subito, lavoriamo su storie che sono vere, portiamo comunque la realtà proprio dei personaggi, e abbiamo iniziato a fare casting prendendo persone vere, persone che avevano comunque da raccontare, che portavano il proprio vissuto. E lo stesso fatto anche con gli opinionisti, e forse questo, Rita dice una cosa giusta, è stato comunque un grande successo su un programma che poi dura da tantissimi anni. Ho voluto Rita proprio perché è una persona che arriva molto ai ragazzi, una persona che comunque, io dico, Rita ti entra dentro col suo modo di fare, con la sua protezione, con il suo essere vero. Un consiglio ai ragazzi che intraprenderanno questa carriera e questo percorso soprattutto? Allora, il primo consiglio che do, e quello che do sempre, è innanzitutto quello di capire se ci sono delle basi, se ci sono delle velleità artistiche. Quello è fondamentale. Come dicevo pure prima in conferenza, tante persone pensano che fare spettacolo significa fare il reality o comunque la trasmissione. Non è così. Infatti io dico sempre, se volete giocare partecipate ai reality, fate i programmi televisivi, ma se volete comunque un ruolo, un posto in questo mondo, dove non è difficile entrarci, perché in un modo o in un altro un'apparizione non riesce sempre a farlo, è fondamentale rimanerci, ma è fondamentale soprattutto sapere quello che si vuole, che collocazione andare a prendere nel mondo dello spettacolo. Non è detto che uno deve andare per forza in video, oppure devi diventare un attore. Tante cose belle ci sono dietro le quinte, quindi conoscere quello che si vuole e soprattutto formarsi, studiare, essere assetati proprio di voler imparare, questo è fondamentale. Vi bacio tutti e seguiteci, io vi seguirò.